Il capo di gabinetto nella persona del dottor Giuseppe Pisano, che mi accompagnerà in questa sfida e accompagnerà tutta la giunta. E partiamo con l'elenco dei nomi dei componenti della giunta. E il consigliere Righini, Giancarlo Righini, sarà l'assessore al bilancio e alla programmazione economica, alle politiche agricole, alla caccia e pesca e parchi e foreste. Abbiamo poi Giuseppe Schiboni al lavoro, università, scuola, formazione, ricerca e merito. Abbiamo poi Elena Palazzo che va all'ambiente, che include ovviamente le aree protette, la biodiversità, insomma è un aspetto molto delicato che si lega anche ai cambiamenti climatici, che insieme alla transizione energetica accompagnerà la consigliera Palazzo con sport e turismo. Emanuela Rinaldi ai lavori pubblici e alle politiche di ricostruzione, è un tecnico di eccellenza, viene da Rieti e l'attenzione è proprio quella alle politiche di ricostruzione, che è un altro aspetto su cui ovviamente come Presidente ho messo la faccia per recuperare il tempo perduto e sono sicuro che con l'esperienza e la competenza di Emanuela riusciremo a dare una accelerazione importante a tutta l'area del cratere, che ha sofferto in maniera inimmaginabile, perché davvero a distanza ormai di 7 anni non potevamo aspettarci una progressione così lenta nel dare risposte a un territorio così sofferente anche sotto il profilo economico, e lì anche da subito vi saranno anche degli interventi legislativi in consiglio che proporrò in consiglio come giunta e come presidente, per dare attenzione a quel territorio con investimenti particolari. Simona Baldassarre alla cultura, alle pari opportunità, alle politiche giovanili e alle politiche giovanili e della famiglia e al servizio civile. Abbiamo poi Fabrizio Ghera, che è consigliere, che assume su di sé la delega per la mobilità, trasporti, la viabilità con le infrastrutture, la tutela e l'integrità del territorio, anche insieme ho ritenuto di mettere vista anche la situazione quando si guarda al decoro dei nostri territori, anche l'economia circolare, quindi il ciclo dei rifiuti, che è particolarmente mi sta a cuore, così come insomma il degrado che vivono le nostre periferie, che pure hanno una situazione di grandissima difficoltà nei nostri capoluoghi, il demanio e patrimonio. Roberta Angelini, che assumerà anche il ruolo di vicepresidente e mi accompagnerà quindi in questo viaggio, che prenderà lo sviluppo economico, commercio, l'artigianato, industria e l'internazionalizzazione. E poi abbiamo il Massimiliano Maselli, eccolo Massimiliano, che insomma mi accompagnerà, perché comunque assume su di sé una delega a cui voi sapete quanto io sono legato, perché l'inclusione sociale, le fragilità, questa è un'altra delle sfide, una povertà che aumenta. Quindi sapere essere capaci di avere politiche di inclusione all'interno della nostra regione. Massimiliano ha seguito l'aspetto dei servizi sociali per anni, sarà sicuramente un valore aggiunto, con un'attenzione particolare alle disabilità, perché comunque anche le politiche di inclusione non possono assolutamente non coinvolgere l'attenzione massima a dare risposte alle disabilità, con quindi anche i servizi alla persona. Poi abbiamo Pasquale Cacciarelli, che seguirà l'urbanistica, le politiche abitative, le case popolari, le politiche del mare
che comunque anche su questo io ho rivolto una particolare attenzione per lo sviluppo delle aree portuali, perché sono da un lato un fattore importante sui nostri territori, ma dall'altro andando a recuperare alcuni punti di lentezza che ci sono stati negli ultimi anni, sono straordinariamente preparata, che con tutta la sua esperienza, ne sono sicuro, mi accompagnerà, Luisa Reggimenti, che seguirà il personale, la polizia locale, la sicurezza urbana e tutti i rapporti con gli enti locali che sono vitali. Cioè, io ho promesso che la regione tornerà ad essere la casa dei sindaci, con una grossissima capacità di ascolto ai nostri territori. Quindi è finita la stagione della mancanza di dialogo, e questo con una donna con l'esperienza di Luisa sono sicuro che riusciremo a vincere insieme anche questa sfida di far ritornare armonia e attenzione, questo in maniera assolutamente imparziale. Cioè, questa è la casa di tutti i sindaci. Non ci...